Sono entrate in campo le due formazioni, Monte di Procida Calcio contro Afro Napoli United. Assistiamo alla 20ª giornata del campionato di promozione Girone B. Le due squadre si affronteranno dopo che all'andata è finita 2-2 in casa dell'Afro Napoli United. Io vado a leggervi le formazioni. Partiamo dagli ospiti con il numero 1 Ciccarelli, con il numero 2 De Rosa, con il numero 3 Gaillet, con il numero 4 Suleiman, con il numero 5 Iervolino, con il numero 6 Severino, con il numero 7 Gassama, con il numero 8 Cariello, con il numero 9 Spilabotte, con il numero 10 Alassani, con il numero 11 Balzano in panchina, con il numero 12 Lalicata, con il numero 13 Capone, con il numero 14 Sica, con il numero 15 Cozzolino, con il numero 16 Alieu, con il numero 17 Reale, con il numero 18 Palumbo, allenatore Montervino. Per il Monte di Procida, con il numero 1 tra i pali Emanuele Casolare, con il numero 2 Antonio De Luca, con il numero 3 Marco Del Giudice, con il numero 4 Marco Lubrano, con il numero 5 Giovanni Tizzano, con il numero 6 Riccardo Zinno, con il numero 7 Marco Caputo, con il numero 8 Francesco Marigliano, con il numero 9 Giovanni Collandria, con il numero 10 il capitano Marco Di Matteo, con il numero 11 Franco Palma in panchina, con il numero 12 Gianluigi Del Giudice, con il numero 13 Edoardo Arborino, con il numero 14 Carmine Rotta, con il numero 15 Antonio Salzano, con il numero 16 Gianni Attanasio, con il numero 17 Stefano Gioiello, con il numero 18 Felice Esposito, allenatore Salvatore Ambrosino. Ricordiamo la terna arbitrale a dirigere il signor Fantaccione Dario della sezione di Caserta, coadiuvato dagli assistenti Antonio Varlezza e Mario Columbro, assistente numero 1 di Caserta, assistente numero 2 il signor Columbro di Ercolano. Quasi tutto pronto per l'inizio di gara, sta per iniziare la partita tra Monte di Procida e Afro Napoli. Monte di Procida con 9 risultati utili consecutivi, 8 vittorie ed un pareggio nelle ultime 9 giornate, mentre l'Afro Napoli ha vinto le ultime 3, quindi due squadre in salute, in super salute. Il Monte di Procida in grande salute, l'Afro Napoli United. Monte di Procida a quota 41 punti in classifica, al secondo posto alle spalle della Sibilla, 43 punti, mentre l'Afro Napoli a quota 36 punti in piena zona playoff. Siamo pronti per il calcio d'inizio, andrà a battere la prima palla il Monte di Procida, con il numero 9 c'è Colandrea sulla sfera insieme a Marco Di Matteo il capitano, il numero 10. Parte la gara tra Monte di Procida e Afro Napoli, il primo pallone per i montesi con Del Giudice che scambia per Zinno, Zinno per Tizzano, ancora Zinno, Zinno scambia per Marigliano, il playmaker della squadra del Monte di Procida, ora Zinno con il sinistro per Palma, ancora Del Giudice insiste, la palla finisce fuori, subito in attacco il Monte di Procida, ora la palla è per l'Afro Napoli che andrà a battere la rimessa laterale con il numero 2 Domenico De Rosa. Mentre Caputo a centrocampo chiama ordine nei compagni, va a battere la rimessa Domenico De Rosa per l'Afro Napoli, Afro Napoli in tenuta blu con piccole righine bianche, mentre il Monte di Procida nella classica tenuta bianca con maniche blu. Ora la palla è per Caputo, anticipato Tizzano, Tizzano sbaglia il disimpegno, la palla riconquistata solo per un frangente dall'Afro Napoli. De Luca ora dall'altra parte sventaglia per Palma, Palma in uno contro uno attende l'arrivo della sfera, poi se ne va in dribbling, Palma la palla sul sinistro, mette al centro, pallone morbido, calcio d'angolo, primo angolo per il Monte di Procida conquistato dal bomber Franco Palma, con il numero 11 che mette subito al centro per Marigliano, il passaggio Marigliano, prova la conclusione deviata, la palla è ancora lì, poi sbroglia la matassa l'Afro Napoli, riconquista ottimamente la sfera Marigliano con un sombrero, poi Caputo cerca di mettere ordine lì al centro, esce l'Afro Napoli con il possesso per Gassama, la palla sul sinistro, prova la verticalizzazione improvvisa ma Tizzano fa buona guardia in difesa e scambia verso Lubrano, Lubrano per Marigliano, centrocampo dei piedi buoni del Monte di Procida, ora Lubrano in possesso ancora per Marigliano mentre avanza qui sull'auto di sinistra Marco Del Giudice, la palla era proprio per lui ma suggerimento troppo lungo, la palla finisce fuori, ci sarà ancora rimessa per l'Afro Napoli United che andrà dalle mani di Domenico De Rosa, il numero 2 classe 99, uno degli under della squadra di Montervino. Ora Del Giudice, palla a campanile, Tizzano di testa centralmente a cercare Di Matteo, anticipato
La palla ora è per l'Afro Napoli che sbaglia il disimpegno. Siamo ai minuti iniziali, ma la palla, attenzione, per Colandrea, contatto uno contro uno, viene fermato fallosamente. Ci sarà calcio di punizione per il Monte di Procida dall'out, sull'out di destra. A battere andrà il capitano Marco Di Matteo. Di Matteo va a posizionare la sfera sul punto di battuta, mentre si posiziona anche la barriera dell'Afro Napoli United. Di Matteo attende anche il posizionamento dei compagni in area, mentre si lamenta con il direttore di gara per il posizionamento della barriera avversaria. Ora arriva anche De Luca a dar manforte a Di Matteo, dicendo che la barriera deve arretrare. Infatti così è. Saremo a vedere se Di Matteo andrà a battere direttamente in porta o crosserà al centro. Attenzione, Di Matteo, calcio a giro, la palla finisce fuori. Aveva controllato tra i pali Ciccarelli. Io vado dall'amico Franco Scotto, che è qui insieme a noi per il commento di questa partita. Allora, primi minuti di questa partita, Franco, che cosa te ne pare? Una partita forse molto tattica, all'inizio le squadre si stanno studiando. Sì, partita tattica anche perché è molto importante ai fini della classifica. Il Monte di Procida oggi gioca veramente la carta per rimanere nei piani altissimi della classifica stessa, quindi c'è un po' di tensione. Mi sembra comunque che la squadra di casa abbia iniziato con il giusto piglio, sarà una bella sfida. Per quelli che ci stanno seguendo, avete sentito il mister Montervino, è proprio lui l'ex giocatore del Calcio Napoli. Eh sì, è proprio Ciccio Montervino, ex giocatore, centrocampista del Calcio Napoli. Mentre ritorniamo in cronaca, riconquista la sfera all'Afro Napoli United, che ora può ripartire in contropiede con il numero 11 Balzano, però viene fermato dalla difesa del Monte di Procida, che ora riparte dai piedi di Antonio De Luca, ancora all'indietro per Emanuele Casolare, in tenuta completamente rossa, scambia con Zinno. Zinno avanza al piccolo trotto, la palla sul sinistro, poi lancia centralmente verso Marigliano, ma viene anticipato il numero 8. Può ripartire l'Afro Napoli, che prova la ripartenza con Gassama. Gassama è fermato dallo stesso Zinno e ora Del Giudice, Marco Del Giudice, mette centralmente a cercare Lubrano. Lubrano fa scorrere la sfera, si ferma, su di lui c'è il pressing del centrocampo dell'Afro Napoli con Cariello. Lubrano decide di andare da Tizzano. Tizzano viene pressato anche lui e decide di andare a sua volta da Zinno. Zinno avanza ancora una volta al piccolo trotto, non si muovono i compagni, decide di metterla centrale per Colandrea, che poteva sgusciare. Attenzione Marigliano, Marigliano con il destro da lontano, la palla deviata in corner, in tuffo da Ciccarelli, ha provato il guizzo Francesco Marigliano, la palla è finita in corner. A battere andrà il numero 11 Franco il pistolero Palma, capocannoniere di questa squadra con 17 reti, capocannoniere del campionato di promozione girone B. La palla per Del Giudice, ancora Marigliano, vediamo se prova il jolly da lontano, prova l'inserimento per Del Giudice, vediamo se arriva sulla sfera il numero 3, la palla viene deviata dal portiere in fallo laterale. La rimessa è per Di Matteo, attenzione, stop a seguire, il gioco è fermo. Si è corretto nella decisione il direttore di gara, dicendo che la palla era uscita in precedenza e quindi nulla di fatto, si ripartirà dal fondo. A battere andrà il numero 1 della Afro Napoli United, Giuseppe Ciccarelli, in tenuta completamente verde. Prima emozione di questa partita sul tiro di Marigliano, deviato bene da Ciccarelli che non si è fatto sorprendere. Ancora Marigliano in uno contro uno un avversario, la palla ora a Zinno. Zinno è il problema del pressing, decide di andare da Casolare, ordinato verso Tizzano. Tizzano ancora per Zinno. Zinno porta la palla in avanti, ancora con il sinistro a cercare Palma, ottimo l'aggancio di Palma che è girato, deve dare a Marigliano, anticipato dal diretto avversario, era il numero 4 Suleiman Fuad. La palla ora riconquistata dal Monte di Procida, Tizzano. Tizzano per Lubrano, che nel frattempo si è abbassato a cercare la sfera Del Giudice. Palma, Palma si gira ottimamente centralmente, prova la verticalizzazione improvvisa per Caputo, la palla è lì, esce ancora una volta Ciccarelli a sventare la minaccia.
ma ora può ripartire l'Afro Napoli in contropiede. Attenzione, indisturbato il numero 10 Alassani in uno contro uno, salta un avversario, poi prova il sinistro, la palla bloccata a terra da Casolare, ha provato l'iniziativa personale Mohamed Alassani, la palla bloccata da Casolare, quindi prima conclusione in porta per l'Afro Napoli United. Ora Tizzano avanza, palla sul destro, prova il lancio lungo verso Caputo, la palla è troppo lunga, finisce in out. Dunque nulla di fatto, si ripartirà dal fondo, siamo sempre sullo 0-0 in una gara che pare che si stia sbloccando dopo un inizio dove le squadre si studiavano l'una con l'altra. Ora prima occasione per Marigliano e anche l'Afro Napoli si è affacciata dall'altra parte con la conclusione di Alassani, con una conclusione arrivata dopo un guizzo personale, Franco. Sì, bel contropiede dell'Afro United, il Monte di Procida sta comunque giocando bene, giusto piglio come dicevo prima, c'è però da soffrire perché questa è una gran bella squadra, quindi un pomeriggio di sport e di gran bel calcio ci attende qui al Vezzuto Marasco. Ora il Monte di Procida ha alzato il pressing, palma qui a deviare un passaggio, la palla è finita in fallo laterale, rimessa per l'Afro Napoli, ottimo di testa Marigliano qui ad anticipare il diretto avversario, ancora De Rosa lungo a cercare un compagno del giudice, ancora di testa a mettere fuori, sale ancora De Rosa il numero 2 alla rimessa. De Rosa a cercare il numero 4 Suleiman, la palla è lunga verso Colandrea, attenzione, si lotta, Colandrea è anticipato da due avversari, Colandrea prova a inseguire il diretto avversario che lo salta, il numero 6 Severino che se ne va in bello stile verso De Rosa e poi smista verso un compagno, c'è il pressing alto del Monte di Procida con Di Matteo che però non riesce a infierire verso l'Afro Napoli che ora se ne può andare in contropiede, viene steso il numero 11 Balzano, c'è un fallo al centrocampo, punizione per l'Afro Napoli che andrà a battere dall'esperto Alfredo Cariello, un vero stacanovista di queste categorie, anzi un vero professionista perché viene da categorie molto più in alto di questa, dalla Serie B alla Serie A alla Serie C, tante presenze per Alfredo Cariello, però in questo caso sbaglia la punizione e la palla finisce fuori in fallo laterale. Rimessa per il Monte di Procida con Antonio De Luca, il numero 2 a battere, prende la rincorsa De Luca, rimessa lunga a cercare Di Matteo, Di Matteo viene anticipato, la palla ancora fuori, guadagna qualche metro il Monte di Procida che può avanzare con lo stesso De Luca che rilancia ancora lungo a cercare Colandrea, anticipato anche questa volta, fa buona guardia il numero 3 Gaglie che può mettere una buona struttura fisica a protezione della fascia di competenza, terzino sinistro in questo caso, e ora De Luca alla rimessa centrale questa volta per Zinno smista largo per Del Giudice sbaglia con il sinistro, voleva servire Palma mentre il mister Salvatore Ambrosino invita i suoi ragazzi alla calma, a ragionare prima di buttare via la sfera. Rimessa laterale per De Rosa per l'Afro Napoli, palla lunga ancora una volta De Rosa a cercare un compagno, lo stop a seguire di Gassama, la palla finisce fuori, ora a battere per i montesi andrà il numero 3 Del Giudice per Palma anticipato, poi combatte Palma, la sfera è per Cariello che prova la verticalizzazione improvvisa, Marigliano smista per un compagno, disimpegno errato, l'Afro Napoli cerca di mettere ordine, poi De Luca ottimamente rilancia in avanti a cercare Colandrea, ora Palma controlla in due tempi, dalla palla Del Giudice lancia centralmente per Di Matteo anticipato di testa da un avversario, la palla verso Ciccarelli che controlla e ora potrà far ripartire la manovra dell'Afro Napoli con il rinvio lungo di sinistro, palla centrale, De Luca di testa, ottimo retropassaggio per Casolare, quindi si va da un portiere all'altro e ora riparte Riccardo Zinno. Ancora Zinno lungo a cercare Palma, ottimo l'aggancio su di lui, raddoppio, Palma non riesce a tenere la sfera in campo, la palla è finita fuori,
mentre Palma reclamava una deviazione. Non concorda il direttore di gara, la palla è proprio per Palma. Attenzione all'indietro per Lubrano, che protegge la sfera, la dà a Tizzano. Tizzano mette ordine, poi avanza stesso lui con il destro, cerca Marigliano, lo trova, Marigliano stoppa di petto e poi serve centralmente, palma di tacco per Di Matteo, il gioco a due, Di Matteo dopo il dribbling è stato fermato, ancora la palla a Palma, Palma in uno contro uno, vediamo se se ne va, ora raddoppiato il numero 11 Palma, la palla sull'esterno, si porta la palla fuori, Franco Palma, nulla di fatto, ci sarà rimessa dal fondo, allora Franco Monte di Procida che basa gran parte della sua manovra offensiva su Palma Di Matteo. Fino a questo momento Palma controllato bene dalla Fro Napoli United, lo stesso vale per Di Matteo tenuto alla larga dalla porta avversaria. Mi sembra che Colandria possa essere l'elemento in più, molto sgusciante sui lanci lunghi, riesce sempre a mettere almeno sotto pressione la difesa della Fro United, quindi potrebbe essere questa l'arma per cavare un po' il ragno dal buco. Afro Napoli già in attacco dall'altra parte con Gaie, Gaie cerca di andarsene, anzi era il numero 10 Alassani che addirittura ha provato il tiro in porta, o meglio forse era stata una conclusione, un cross sbagliato e poi è risultato una conclusione tra i pali, deviazione in corner, quindi ci sarà corner per l'Afro Napoli United, a battere va il numero 8, l'esperto Alfredo Cariello che chiama allo schema e invita anche Di Matteo a mantenere la distanza dal corner. Cariello scambia con un compagno, ancora Cariello se ne va, attenzione, Cariello ha il tempo per mettere al centro, poi mette fuori Lubrano, la conclusione da fuori dell'Afro Napoli United con il numero 9 Spilabotte, la palla è finita larga, altro pericolo per corso dal Monte di Procida, ma Spilabotte ha messo a lato, ora riparte Tizzano, Tizzano per Zinno, Zinno allarga per Del Giudice, c'è il pressing su Del Giudice che riesce a passare bene verso Palma che se ne va con un numero da circo su un avversario che poi lo chiude in fallo laterale, Palma ancora lungo a cercare Colandrea, Colandrea sul filo dell'auto, attenzione Colandrea viene fermato, poi la palla rocambolesca che finisce fuori. Come dicevi tu Franco, il pericolo poteva essere Colandrea, una rimessa lunga per il numero 9 che è sgusciato letteralmente via, come dicevi prima, all'avversario, la palla è rimasta lì per qualche secondo, poi una serie di carambole ha sbrogliato la matassa per l'Afro Napoli United che ora può ripartire da una rimessa dal fondo. Lubrano ancora per Colandrea, c'è un contatto su di lui, punizione per il Monte di Procida, Marigliano vuole battere veloce, lo fa, cercare Franco Palma in uno contro uno, mette a terra il numero 11, Palma si accentra, serve largo un compagno, non trova nessuno, Alassani a riconquistare la sfera per la Fro Napoli che può ripartire in contropiede, scambia verso il velocissimo Gaie, Gaie può andare, mette al centro, attenzione la palla per Spilabotte anticipato da Casolare in uscita, aveva intuito tutto il numero 1 del Monte di Procida che è riuscito ad anticipare fortunato Spilabotte, ora Lubrano prova la sventagliata larga verso Palma, la palla è finita fuori, ora rimessa per l'Afro Napoli United, De Rosa lungo a cercare ancora il numero 4 Suleiman anticipato in fallo laterale, la palla fuori, quindi batte il numero 2 De Rosa, allarga per Cariello, De Rosa, De Rosa cerca un compagno ma è in fuorigioco, anzi c'è cambio di rimessa, Zinno ora per il Monte di Procida con Lubrano davanti a lui, lo serve, Lubrano smista per Tizzano, Tizzano avanza, Tizzano pressing su di lui, smista a Lubrano, pressing anche su Lubrano da parte di Spilabotte, Zinno pressato ancora da Spilabotte, riesce a servire ottimamente Palma ma c'è fuori gioco da parte di Franco Palma, quindi viene fermata la manovra del Monte di Procida che ora può
devi aspettare il fischio dell'arbitro per far sì che il gioco riprenda. A battere il calcio di punizione il numero 1 Giuseppe Ciccarelli per l'Afro Napoli. Palla lunga con il sinistro, attenzione a cercare Balzano, la palla resta lì. Poi il Monte di Procida esce bene con Marigliano, Marigliano per Palma, Palma raddoppio sempre su Palma che se ne va verso l'interno, poi cerca la sventagliata dall'altra parte per Caputo, su di lui c'è Guiglie che lo anticipa ancora verso Alassani e riparte l'Afro Napoli con Balzano, Balzano contrastato, c'è un fallo su Balzano. Sarà calcio di punizione per l'Afro Napoli con il numero 8 Cariello alla battuta e lui il playmaker della squadra di Ciccio Montervino. Qui è ancora Cariello, ancora Alassani, palla dietro verso Iervolino. Iervolino sventaglia centralmente a cercare un compagno, la palla ora è riconquistata da Cariello, Cariello mette dentro con il sinistro, poi ancora Cariello, la palla ribattuta, stavolta Guiglie la finta, si riporta verso l'interno, Guiglie in uno contro uno su Caputo, mette al centro, poi trova la deviazione in angolo, il cross di Omar Gaye. Dunque angolo per l'Afro Napoli United. Angolo per l'Afro Napoli United quando siamo al 21esimo. A battere andrà il numero 8 Alfredo Cariello, mentre si posizionano in aria i compagni, attenzione, una serie di blocchi, palla centralmente a cercare lo stacco di Suleiman, poi il Monte di Procida riesce a uscire con Marigliano che cerca Colandrea, la palla però è corta, Colandrea era scattato in profondità, dunque fallo laterale. Gaie alla rimessa, Gaie per Cariello, ancora Gaie anticipato da De Luca, De Luca ora può andare, serve centralmente Di Matteo che ha spazio, accelera il folletto in maglia numero 10, allarga per Franco Palma, ottimo l'aggancio a seguire, la palla sul sinistro, Palma! La conclusione deviata con i piedi da Ciccarelli e ci sarà angolo per il Monte di Procida. Ottima l'azione sull'asse di Matteo Palma, concluso Palma di sinistro, ha trovato la deviazione in corner di un attento Ciccarelli. Dal corner Palma, corner corto, mette fuori Cariello. Riconquista la sfera Marigliano, il numero 8 che prova subito a lanciare centralmente del giudice, attenzione, esce però il numero 1 Ciccarelli a bloccare e a mettere ancora fuori Marigliano, ancora lui a riconquistare la sfera con Palma che non riesce a trovare in prima battuta subito Marigliano, la palla finisce in fallo laterale. Ora lotta ancora Marigliano mentre cerca un dribbling in mezzo a due Suleiman, Di Matteo, Di Matteo, Di Matteo ha il problema di girarsi, poi serve dietro verso De Luca, De Luca centralmente ancora verso Zinno, Zinno per Del Giudice, ancora per Lubrano, Lubrano, Lubrano può andare, pressato da Balzano, la palla per Marigliano, c'è fallo su Lubrano, ora l'arbitro fischia dopo aver lasciato per un attimo il vantaggio. Ora Marigliano sulla sfera, Marigliano cerca di battere subito veloce verso Palma, il gioco è fermo. Ci sarà punizione per il Monte di Procida, la posizione centrale, ora Lubrano, Lubrano serve all'indietro Tizzano. Anzi no, ora si può battere da quella posizione, Tizzano scambia con Zinno, Zinno avanza, si avvicina a Marigliano ma preferisce servire Palma che rientra verso l'interno con un dribbling, poi cerca il numero di tacco verso Colandrea, Lubrano mette a terra bene, poi allarga verso Del Giudice che rientrava dal fuorigioco, quindi fuorigioco da parte del Monte di Procida con Marco Del Giudice e a battere la punizione andrà il numero 1 Ciccarelli,
che potrà battere con il sinistro profondo per l'Afro Napoli United. Ma proprio Ciccarelli, sinistro centrale, a cercare un compagno, anticipa tutti Lubrano. Poi la palla è ancora a Campanile lì, Svetta, attenzione a fare da torre un giocatore dell'Afro Napoli, nulla di fatto. E ora si riparte dai piedi di Zinno. Zinno per Marigliano, ancora Zinno, Tizzano. Tizzano avanza. Tizzano mette lunga la palla per De Luca, il passaggio è sbagliato. La palla finisce fuori, mentre Marigliano invita alla calma sia Tizzano che il resto della difesa del Monte di Procida. E ora a battere la rimessa andrà il numero 3 Omar Gaillet per l'Afro Napoli. Gaillet con le mani a cercare Balzano, De Luca all'indietro per Tizzano che si complica la vita, poi riconquista la sfera l'Afro Napoli. Attenzione, vediamo se riparte velocemente l'attacco dell'Afro Napoli. Ferma tutto qui Marigliano. Marigliano, la palla sul destro, nessuno si allarga, così decide di servire Di Matteo che se ne va in dribbling, poi allarga lui la manovra a cercare Marco Del Giudice. Passaggio è corto e ora può ripartire l'Afro Napoli con Gassama che allarga verso Gaillet. Gaillet all'indietro verso un compagno e Severino che si avventura in dribbling, il numero 6 esce in bello stile verso De Rosa, pressato da Palma. La palla è ancora per l'Afro Napoli con il fallo di Marigliano su Gassama che è stato bravo a proteggere la sfera, mentre si arrabbia mister Ciccio Montervino. Franco, ce lo ricordiamo ai tempi del Napoli, la stessa grinta ha mantenuto in panchina, mentre Cariello decide di battere veloce al centro con il sinistro, anticipato un giocatore dell'Afro Napoli. Poi c'è un fallo qui di Alassani che viene ammonito per gioco pericoloso, ammonito dunque il numero 10 Mohamed Alassani. Abbiamo visto, Franco, prima mister Ciccio Montervino, la stessa grinta che aveva al centrocampo in campo nel Napoli, abbiamo visto in panchina, ha mantenuto la stessa grinta, la stessa verve, è uscito finalmente alla distanza la grinta di Montervino. No, in effetti è una partita nella partita, lo scontro tra i due allenatori, entrambi molto passionali. C'è Salvatore Ambrosino che sta chiedendo calma a tutti i suoi, cercando di farli ragionare e giocare palla a terra. Ecco, intanto un'azione molto pericolosa, vai tu Mauro. Colandri ha provato la conclusione in girata, è stato anticipato in calcio d'angolo, dunque altro angolo per il Monte di Procida. A battere andrà il numero 11 Palma che scambia velocemente verso Marigliano, lo schema, Marigliano mette al centro, attenzione la palla carambola sui piedi di Cariello. Cariello con il sinistro prova ad allargare verso un compagno, la palla è lunga ed è imprecisa, quindi rimessa laterale ancora per il Monte di Procida che torna dai piedi di Zinno verso Lubrano. Caputo per De Luca. De Luca ancora sventagliata larga a cercare Palma. Palma, gancio difficoltoso, poi cerca di servire Marigliano, anticipato. Ancora Palma, lungo a cercare Colandrea, anticipato. Ora Cariello allarga per Gaillet. Gaillet palla sul sinistro verso Balzano che è girato, poi viene lasciato da De Luca che doveva badare ad Alassani. Ora De Luca fa buona guardia e protegge la sfera che finisce sul fondo. Calcio di fondo per il Monte di Procida con Casolare che allarga per Zinno, mentre mister Ciccio Montervino chiama i movimenti della difesa dell'Afro Napoli United. Caputo largo per Di Matteo, uno contro uno su Gaillet, poi raddoppiato anche da Balzano, centrale per Lubrano, su di lui Spilabotte, allarga per Caputo pressato da due avversari, Spilabotte riconquista la sfera, poi decide di fermarsi e servire ottimamente Gaillet, la palla sul sinistro, prova il cross addirittura Gaillet, il cross è corto, Tizzano può uscire, palla al piede con Caputo al suo fianco, ora Marigliano Di Matteo, ancora Marigliano, mentre Palma reclama palla a gran voce e vuole andare il numero 11, verticalizza centralmente a cercare Colandrea, l'idea era buona, Colandrea
bravo a scattare sul filo del fuorigioco, ma la palla era un po' lunga, dunque nulla di fatto. De Luca, Lubrano, allarga ancora per Marigliano, Marigliano ancora per Lubrano, Caputo, Lubrano, Zinno decide di lanciare lungo il centrale verso Colandrea, poi Palma riconquista la sfera solo per un attimo, ancora Cariello che prova con il sinistro lungo a cercare Alassani, la palla è troppo lunga, fa buona guardia Casolare che ora fa ripartire Lubrano. Lubrano avanza, Lubrano a campo per andare, attenzione, mentre si inserisce centralmente Caputo. Lubrano va da Di Matteo, Di Matteo in uno contro uno con Balzano, se ne va Di Matteo, salta Balzano, poi salta anche Gaillet in velocità e la palla viene messa in angolo da una estirata di Gaillet. Ci sarà angolo per il Monte di Procida, si andrà dai piedi di Marco Di Matteo, il capitano con il numero 10, andrà a battere questo corner dopo un'improvvisa fiammata offensiva proprio del numero 10 Di Matteo, che ha saltato un avversario, poi ha provato a far fuori anche Omar Gaillet che in scivolata si è salvato in calcio d'angolo. Dal corner Di Matteo con il sinistro, palla centrale, Palma di testa che non trova la sfera, si era liberato il numero 11, la palla è finita fuori. Franco, improvvisa fiammata offensiva di Matteo che in barba all'età ha fatto fuori due avversari, poi si è salvato in corner il giovane Gaillet. Sì, l'impressione, come dicevi tu, che Di Matteo e Palma siano controllati dagli avversari, ma quando scambiano velocemente il pallone sono sempre molto pericolosi. Rimane con Andrea che gioca sempre sul filo del fuorigioco a dare molto fastidio alla difesa dei napoletani. Bisogna andare così, essere tranquilli e cercare con pazienza di trovare lo sbocco giusto. Ora riparte l'Afro Napoli con De Rosso, su di lui Palma che però non riesce a contenerlo, Spilabotte scambia con Suleiman allarga dall'altra parte, benissimo verso Gaillet, De Luca va a chiudere, ottima diagonale in chiusura da parte di De Luca che protegge la sfera e conquista una rimessa laterale per l'Afro Napoli United. Lubrano per Caputo, è sbagliato il disimpegno, poi Lubrano ritrova la sfera, ancora De Luca che mette in fallo laterale, spazza via De Luca, rimessa laterale per l'Afro Napoli United in zona offensiva, andrà a battere il numero 3 Gaillet e cercare Alassani, la rimessa è sbagliata e quindi si ripartirà con la rimessa offensiva, anzi la rimessa difensiva per il Monte di Procida con Antonio De Luca che dà l'indietro verso Tizzano per Zinno verso del giudice non serve Marigliano che si lamenta, poi Lubrano serve ancora a Tizzano ancora per Zinno che è in difficoltà sul pressing di Spilabotte, serve Casolare che è finta, raddoppio su Casolare e poi decide di servire del giudice, Alassani buca l'intervento, la palla finisce fuori. Ora dalla rimessa il Monte di Procida con del giudice verso Lubrano controlla a seguire in avanti, su di lui Balzano si protegge con il corpo, Lubrano attenzione, la palla verso Caputo, vediamo se verticalizza Caputo in profondità, così è per cercare De Luca, la palla è lunga, De Luca si è fermato a metà strada, aveva capito subito che la palla era troppo lunga per lui e dunque nulla di fatto, si ripartirà da una rimessa dal fondo per Ciccarelli. Va a battere Ciccarelli a cercare Spilabotte, Palma di testa riesce a conquistare la sfera, poi c'è un fallo da parte di Cariello, caduto anche male, si lamenta il numero 8 mentre il gioco è fermo. Cariello è rimasto a terra, ora arrivano i soccorsi sanitari da parte dell'Afro Napoli United per soccorrere il numero 8 Alfredo Cariello
è rimasto a terra dopo il fallo commesso ai danni di Colandrea. Ora si rialza Cariello. La città Babri va pure su una 50, non la faccia. Allora, mentre il gioco è fermo, Franco si riprenderà a breve la partita che dopo una prima fase di studio si è aperta, ma una partita molto equilibrata, segno che queste due squadre lottano per i playoff e quindi hanno paura l'una dell'altra. Senti Mauro, mi va di sottolineare una nota di colore. Ci sono tanti amici di Bacoli della Sibilla che sono qui al campo e qualcuno della dirigenza di Monte di Procida non l'ha presa proprio benissimo e quindi via lo sfottò alla grande. Eh sì, del giudice verso Palma, la palla è per il numero 11 che la conquista, la mette centralmente verso Marigliano con il sinistro debole. Marigliano, una conclusione non troppo convinta, ha consegnato tra le braccia di Ciccarelli. Ora Zinno di testa a cercare ancora una volta Marigliano, svetta lì al centro il numero 4 Suleiman, mentre Lubrano riconquista la sfera per Tizzano. Tizzano ancora per De Luca, di prima verso Tizzano, pressing alto da parte della Fronapoli, Lubrano ancora per Tizzano. Tizzano a cercare Di Matteo che ha chiesto la palla, raddoppio su di lui, ancora De Luca. De Luca sventagliata per Caputo che era in fuorigioco, nulla di fatto, quindi si ripartirà con una punizione per l'Afro Napoli United che riparte dai piedi di Omar Gaye. Anzi, a battere va il numero 1 Ciccarelli che andrà con il suo piede forte con il sinistro alla sventagliata lunga. Ciccarelli a cercare un compagno, ci sarà corner, è stato Gassama a lottare bene e a conquistare un corner per l'Afro Napoli United che ora potrà andare alla battuta con il numero 8 Cariello, che nel frattempo ha recuperato dopo un colpo proibito subito in precedenza a centrocampo, o meglio aveva commesso fallo ma nel cadere era andato a terra male il numero 8, ma ha recuperato. A battere andrà proprio il numero 8 Cariello al centro, attenzione, la palla lunga verso De Rosa con il destro, palla alta, nulla di fatto. Ci sarà rimessa dal fondo per il Monte di Procida quando siamo al 39esimo, siamo sullo 0-0 tra Monte di Procida e Afro Napoli United. Ora Zinno si avvicina a Lubrano, ma Zinno preferisce andare palla al piede con il sinistro lungo a cercare Palma. Palma controllo a seguire, prova un gioco di prestigio su De Rosa che stavolta chiude bene e poi mette in fallo laterale sul pressing di Palma. Ora del giudice dalla rimessa, del giudice, mentre Di Matteo si allarga, la palla è proprio per Di Matteo. Di Matteo ancora del giudice, mette al centro, attenzione, di testa Caputo che non trova l'impatto giusto con la sfera, la palla finisce fuori. Altra emozione del match con il colpo di testa provato da Marco Caputo che non ha impattato al meglio il cross di Marco del giudice, dunque la palla è finita larga. Ora rimessa dal fondo per l'Afro Napoli con Ciccarelli, palla centrale, Marigliano lotta con un avversario, la palla finisce a Spilabotte che di testa prova a servire un compagno, ancora di testa Tizzano, si lotta lì a centrocampo, Suleiman all'indietro verso Gaye, Gaye per Gassama, ancora Gaye, Gaye cerca Cariello, la palla finisce tra i piedi di Iervolino che allarga verso De Rosa, De Rosa su di lui Palma, la palla è uscita fuori, De Rosa aveva cercato Suleiman, c'è
non c'è deviazione da parte dei giocatori del Monte di Procida, che ora possono ripartire con una rimessa laterale dalle mani di Marco Del Giudice. Lubrano, Lubrano all'indietro verso Tizzano, Tizzano per De Luca che cambia tutto a cercare Zinno, su di lui c'è il pressing alto, attenzione, Zinno deve mettere lunga la sfera, battere Bati, Caputo solo per un attimo, serve Spilabotte e poi De Luca a sfrontare bene la minaccia per Di Matteo. Di Matteo se ne va in dribbling su Balzano, mette per Colandrea, attenzione, Colandrea messo a terra, vediamo cosa c'è, l'arbitro dice di proseguire, nulla di fatto, proteste da parte del Monte di Procida per Colandrea che è stato messo a terra in aria, se n'era andato. E ora Cariello prova a far ripartire subito la Fro Napoli, il passaggio è finito largo, più di una protesta da parte del Monte di Procida su questa caduta in area di Colandrea, reclamavano il rigore i montesi, sarà un episodio da rivedere. Mentre Zinno si ferma e si lamenta proprio con il direttore di gara, ora Tizzano per Lubrano, Lubrano mentre De Luca avanza, la palla è proprio per lui, per De Luca, De Luca spazio, guadagna campo su Gaie, ora si deve fermare, raddoppiato De Luca, attenzione, bravo a proteggere la sfera e bravo anche a conquistare una rimessa laterale, Antonio De Luca che ora vuole battere lungo, carica la rimessa, serve Di Matteo di testa, anticipato, la palla è ancora lì nell'aria, poi c'è un fallo commesso questa volta da Marco Caputo e si ripartirà da una punizione per l'Afro Napoli United dai piedi di Giuseppe Ciccarelli. Ciccarelli ancora lungo, troppo lungo, riconquista la sfera il Monte di Procida con Zinno che palleggia, si avvicina a Marigliano ma Zinno preferisce andare ancora da Palma, Palma rientra, serve centralmente Marigliano, tutto di prima verso Colandrea che però rientrava dal fuorigioco, Colandrea era già pronto a puntare il diretto avversario, si è dovuto fermare perché uno degli assistenti del direttore di gara e il signor Fantaccione ha alzato la bandierina e quindi si riparte dal possesso per l'Afro Napoli United con il numero 6 Severino che avanza, trova ottimamente Balzano, ancora Gaie, Gaie la palla sul sinistro, finta il cross, poi si ferma, punta Caputo, Gaie, Gaie se ne va, palla centralmente, fa buona guardia Casolare che blocca subito verso Marigliano, di prima verso Palma, Palma che è girato, però fallo su di lui da parte di Cariello che lo carica e lo mette a terra, tutto di prima, ancora Marigliano che vuole accelerare, Marigliano chiama l'avanzata dei compagni, poi serve De Luca poco più indietro, ancora De Luca, scambio verso Di Matteo, la palla è lunga, Di Matteo che ha perso il passo per lo scatto, dunque rimessa laterale per l'Afro Napoli United con Gaie a battere il numero 3. Prova il servizio verso Spilabotte, morbido Tizzano nel disimpegno qui, poi Zinno serve Colandrea sul filo dell'auto, Colandrea in posizione regolare, anzi no, l'arbitro ferma il gioco, fuori gioco da parte di Giovanni Colandrea. Altra punizione per la Fro Napoli con Ciccarelli alla battuta, Ciccarelli che chiama l'avanzata dei compagni, poi batte lungo di sinistro, attenzione Alassani, su di lui Del Giudice che tocca per un attimo la sfera, ancora Alassani per Suleiman, la palla deviata fuori, ci sarà rimessa laterale per la Fro Napoli, Cariello di prima cercare un compagno, Di Matteo, ora Di Matteo con il sinistro cerca Colandrea di prima per Marigliano, il disimpegno sbagliato da parte di Colandrea e ora riparte la Fro Napoli United con Spilabotte, largo ancora per Gaie, Gaie all'indietro per Balzano, Balzano ancora per Cassama a cercare in triangolo Gaie, Gaie che ha fermato con un fallo la chiusura di Antonio De Luca. De Luca che rimane a terra a bordo campo mentre
il Monte di Procida può ripartire da una punizione. Lubrano, Zinno centralmente per Palma, l'aggancio problematico, poi di testa se la cava Palma verso Del Giudice per Colandrea, che è anticipato all'ultimo dal rientro di Severino. Sembrava che il numero 9 avesse trovato la conclusione, invece anticipa in chiusura Mario Severino mettendo in angolo. È mancato quell'attimo a Giovanni Colandrea per colpire la sfera. Ora si andrà dal corner late, dal corner sinistro per il Monte di Procida, palla centrale, svetta di testa ancora Palma, che era salito in cielo a colpire, ma la palla finisce alta. Rimessa dal fondo per l'Afro Napoli United con Ciccarelli a cercare Spilabotte non riesce nell'aggancio. Marigliano vuole velocizzare, siamo sul finire di frazione, poi si ferma, va da Lubrano controlla la palla con il destro, vediamo se prova la verticalizzazione, no, serve De Luca prova a mettere lui lungo a cercare un compagno, non c'è nessuno, però da quella parte la palla finisce fuori. Gaillé ora andrà alla rimessa, chiama lo schema il numero 3 Gaillé, mentre Balzano lo invita alla calma, decide di andare lungo verso Gassama, anticipato da Caputo, ottimo in chiusura. Ora De Luca sbaglia il disimpegno centrale, Alassani anticipa un avversario, poi Spilabotte da lontano prova la conclusione, Fiacca che finisce fuori. Forse Spilabotte poteva avanzare ancora qualche metro prima di concludere. Casolare ora per Caputo che ha il problema di girarsi, poi si gira bene in uno contro uno con Balzano che lo mette a terra. Ora verrà ammonito Francesco Balzano per il fallo su Marco Caputo. Ora De Luca che discute con Di Matteo sul come battere la punizione. I due veterani della formazione di Sasa Ambrosino. De Luca decide di scambiare verso Zinno. Zinno per Marigliano di prima verso Lubrano che gira all'indietro verso Tizzano, vediamo se va da Casolare, così è, la palla verso il numero 1 che sventaglia a cercare Palma, lo trova Palma, ora si gira, contatto su di lui, Franco Palma protegge bene la sfera, poi se ne va il numero 11, attenzione, prova la verticalizzazione a cercare Caputo che era avanzato un po' più avanti. Ora Balzano per Gassama serve sulle mani, ora esce bene l'Afro Napoli, anzi no, la palla finisce fuori, Palma vuole ripartire veloce verso Marigliano subito verso Palma ancora a cercare Marigliano che non è scattato verso il triangolo. Casolare per Tizzano, ancora Lubrano per Marigliano, su di lui c'è il pressing alto, poi Zinno verso Palma prova il numero centrale a cercare Di Matteo, la palla controllata solo per un attimo, poi mette fuori la difesa dell'Afro Napoli, Del Giudice, Alassani riconquista la sfera all'Afro Napoli, non ci ha messo il fisico prima Di Matteo. Ora De Luca, ottimo in anticipo, non trova la triangolazione con un compagno, primo tempo che finisce sullo 0-0, commento telegrafico da parte di Franco Scotto. 0-0, risultato giusto, credo che il Monte di Procida forse abbia fatto qualcosina in più, ci godiamo la ripresa. È iniziato il secondo tempo tra Monte di Procida e Afro Napoli United, la prima frazione che si è conclusa sul punteggio di 0-0. Ora l'Afro Napoli che cerca di andare in attacco con il primo possesso per Gassama che avanza il numero 7, la palla sul sinistro, ora serve Gaillé mette al centro ma era in fuorigioco, dunque nulla di fatto. Dopo il primo possesso per
L'Afro Napoli United, ora De Luca sventaglia lungo a cercare con l'Andrea sempre sul filo del fuorigioco. In fuorigioco stavolta il numero 9. Mentre Cariello richiama l'attenzione di Severino Iervolino, dice di fare attenzione ai movimenti di Colandrea. Ora punizione per l'Afro Napoli. Ciccarelli ancora con il mancino a cercare Balzano, lo trova, Balzano è girato su di lui, Caputo allarga verso Gassama, Gassama la palla sul sinistro, la liscia incredibilmente il numero 7 che non trova la sfera, la palla finisce sul fondo. Ci sarà rimessa per il Monte di Procida con Casolare che chiama i compagni ad allargarsi, la palla verso Zinno. Zinno allarga verso Colandrea, la palla lunga anticipato da Iervolino, ma c'è ancora una volta fuori gioco. Ora Cariello andrà a battere la punizione per l'Afro Napoli United. Chissà Franco se è proprio uno schema quello chiamato da Ambrosino per Colandrea, quello di andare proprio sul filo del fuorigioco. Sì, molto probabilmente, anche perché l'Afro United comunque la fa molto bene la fase difensiva sul fuorigioco, quindi credo che mister Ambrosino dice proviamoci, magari qualche volta arriverà la palla buona. Attenzione alla palla a centrocampo, c'è un fallo non ravvisato ai danni di Caputo, può andare Spilabotte che poi mette la palla fuori per consentire le cure del caso al giocatore del Monte di Procida, Marco Caputo, finito a terra in precedenza per uno scontro proibito. Si riparte dalla rimessa per il Monte di Procida che vediamo se restituirà la sfera all'Afro Napoli, così è Zinno che la lancia nell'altra metà campo, quindi possesso per l'Afro Napoli ora con Ciccarelli. Ciccarelli con il sinistro centrale a cercare Spilabotte di testa per Gassama a seguire, De Luca in corsa mette fuori chiudendo su Balzano. Ora Gassama a servire Cariello, anzi era Gheye, ottimo di petto a seguire, poi mette al centro un spiovente, poi Zinno fa buona guardia e mette in calcio d'angolo, ottima iniziativa personale da parte di Omar Gheye che è andato via con un controllo a seguire, ma c'è stato anche qui fuori gioco da parte dell'attacco dell'Afro Napoli United e così il Monte di Procida può ripartire dal rinvio di Casolare che smista verso Zinno. Riccardo Zinno avanza, palla al piede, palla sempre sul mancino, il suo piede preferito, verso Palma che ha il problema di girarsi, raddoppio su Palma che cade. L'Afro Napoli può ripartire, ora la palla è per Balzano anticipato da un'ottima chiusura di Marco Di Matteo che è rientrato in difesa, la palla ora è proprio verso Di Matteo centralmente verso Tizzano avanza, prova il lancio per Palma anticipato da Iervolino in fallo laterale, era ottima l'intenzione di Tizzano, peccato per la chiusura da parte di Iervolino. Ora Lubrano scambia verso Tizzano può avanzare, Tizzano ancora lui a verticalizzare dall'altra parte, benissimo verso Del Giudice che è in posizione regolare, Del Giudice sull'auto di sinistra, mette al centro ancora Del Giudice, la palla centrale mette fuori Iervolino, Lubrano stoppa di petto, cerca di mettere ordine, serve Palma contrastato da Alassani che ruba la sfera, ora Spilabotte, può ripartire il contropiede dell'Afro Napoli con Gassama si allarga, Balzano, Gassama la palla sul sinistro in uno contro uno del numero 7, Gassama si allarga, mette al centro, attenzione la deviazione, poi controlla Casolare che vuole far ripartire subito Lubrano chiuso da Cariello chiude di esperienza il numero 4 Marco Lubrano, uno degli under della formazione di Salvatore Ambrosino, classe 97, il numero 4 in casacca bianco-blu. Zinno verso Tizzano avanza,
scambia verso De Luca. De Luca con il destro profondo a cercare Caputo, su di lui c'è Severino, Severino in vantaggio su Caputo, Caputo cade per una manata probabilmente involontaria, poi Severino mette fuori, colpito involontariamente Marco Caputo dal numero 6 Mario Severino. Severino che ha messo fuori, poi si è scusato con Caputo, la palla ritorna verso Ciccarelli. Ciccarelli che in drop rimette a cercare Spilabotte, la palla è lunga, Zino di testa per Di Matteo che salta. Ora la palla è per Colandrea che la gira verso Palma, il controllo è sbagliato, quindi la palla è finita in fallo laterale per l'Afro Napoli United. Ancora all'indietro l'Afro Napoli con De Rosa che allarga centralmente a cercare Gassama, anticipa De Luca, De Luca che cerca ancora Colandrea sul filo dell'out, combatte il numero 9, anticipato in due tempi da Severino che esce bene con il sinistro, poi mette anche centralmente per un compagno, Cariello ora allarga dall'altra parte a cambiare verso Alassani, mette fuori Del Giudice, è uscito bene prima dalla difesa Severino che se l'è cavata in due tempi, mentre Montervino lo richiama dicendogli di avere pazienza nel disimpegno. Ora Alassani, Alassani raddoppiato, messo a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo e quindi la palla finisce fuori, ci sarà calcio di fondo per il Monte di Procida. A battere il 2000 Emanuele Casolare che invita i compagni ad avanzare nel baricentro. Ora Casolare mette lungo Del Giudice, sbagliato il disimpegno, ritrova la sfera Zinno sul sinistro, andrà a lungo Zinno verso Marigliano e Palma che si ostacolano, poi ritrova la sfera il Monte di Procida con una rimessa laterale, Palma lascia Marco Del Giudice, Del Giudice verso Marigliano, Marigliano pressato all'indietro ancora per Zinno, Zinno ragiona verso Marigliano, Marigliano, Mariano verticalizza l'altra parte per Caputo, Caputo di testa all'indietro per De Luca, De Luca ancora buono di prima per Caputo, Caputo per De Luca che se ne va sull'out, avanza, chiude ancora bene il numero 6 Severino, mentre l'arbitro fischia un fallo da parte di De Luca. Ottima la chiusura di Severino che ora è a terra. Sarà punizione per l'Afro Napoli United con Ciccarelli alla battuta dopo che Severino è stato messo a terra da De Luca. Ciccarelli lungo a cercare Balzano, Caputo svetta bene di testa e trova Palma che ottimamente gira dall'altra parte per Di Matteo che se ne va centralmente a cercare ancora Palma, chiude stavolta Iervolino, è mancato l'ultimo passaggio al Monte di Procida, peccato perché Franco Palma poteva trovarsi a tu per tu con il portiere. E ora la palla è per la rimessa del Monte di Procida con De Luca che cerca subito Di Matteo. Di Matteo sull'auto di destra mette a terra la palla sul sinistro, raddoppiato ancora per De Luca. De Luca prova il cross, non riesce nell'aggancio volante Marigliano. Ora la palla è per Del Giudice di piatto, sbaglia il disimpegno. Alassani controlla a seguire, poi salta Lubrano, poi rientra ancora Alassani dietro per la difesa. Severino, Severino centralmente verso Gassama, Balzano ancora per Gassama, Gassama la palla ancora sul sinistro, mette al centro un ottimo cross, poi la palla finisce nelle mani di Suleiman, anzi nei piedi di Suleiman, Balzano per la conclusione di Cariello con il sinistro alta. C'è stato un contatto in aria tra Alassani e Marigliano, con Marigliano che è caduto dopo un contatto proibito con Alassani, per l'arbitro non c'è stata sanzione da ravvisare, quindi il gioco è proseguito fino alla conclusione alta di Cariello. Zinno, Zinno avanza sul pressing di Spilabotte, Zinno a cercare Colandrea la posizione regolare, anzi no, fuori gioco,
ravvisato da uno dei due assistenti del signor Dario Fantaccione, e quindi punizione per l'Afro Napoli con la battuta di Ciccarelli. Ciccarelli che chiama l'avanzata di Gassama e Alassani. Proprio per Alassani la sfera dietro per Suleiman, ancora Cariello, Cariello verticalizza l'altra parte a cercare Gassama, Gassama per Balzano in uno contro uno con De Luca, Balzano la palla sul sinistro centrale, Tizzano fa buona guardia e poi De Luca rinvia lungo, attenzione, la palla salvata da Iervolino che dà l'indietro per Ciccarelli. Erano in 3 contro 1 in difesa i ragazzi di mister Ciccio Montervino, mentre alza un campanile Zinno, ancora Iervolino questa volta mette la palla fuori dallo stadio, non rischia sul corsa di Colandrea. Ci sarà rimessa laterale del Monte di Procida sull'out di sinistra, andrà a battere Marco Del Giudice. Del Giudice osserva il posizionamento dei compagni, poi serve Palma, Palma ancora verso Del Giudice che decide di cambiare dall'altra parte a cercare Di Matteo, ma esce in presa alta Ciccarelli che ora rinvia a cercare un compagno, buca qui l'intervento Tizzano che poi si salva di testa verso De Luca, ancora di testa bene in tuffo in retropassaggio a Casolare. Ora Zinno, Zinno Marigliano, Marigliano di prima verso Lubrano, Lubrano ancora per Marigliano, ancora Lubrano sul pressing di Balzano, Tizzano, Tizzano in dribbling, rischia, poi va verso Lubrano, esce bene il Monte di Procida con Caputo, Marigliano, Marigliano perde un tempo di gioco, poi decide di andare da Franco Palma che smistano Luke per Del Giudice che nel frattempo mette il cross deviato, palla finisce fuori, ci sarà altra rimessa laterale stavolta in zona offensiva per il Monte di Procida. A battere andrà ancora una volta il numero 3 Marco Del Giudice, vediamo se va alla rimessa lunga il numero 3, serve Palma, Palma è girato, poi mette al centro, attenzione Caputo anticipato, non c'è nessuno lì al centro e Balzano può far ripartire solo per un attimo l'Afro Napoli, ottima chiusura da parte di Marigliano mentre è rimasto a terra un giocatore del Monte di Procida. Cerchiamo di capire chi è, dovrebbe essere il numero 10 Marco Di Matteo, fermato da un contatto proibito probabilmente, arriva il massaggiatore di Palma ad accertarsi delle condizioni di Marco Di Matteo. Franco, una gara che non si sblocca, le due squadre hanno paura l'una dell'altra dei propri attacchi, d'altronde c'è gente in attacco come Palma da una parte che è capocannoniere del campionato, ma dall'altra parte c'è Spilabotte, Cariello, questo pericolosissimo Alassani, insomma le squadre non si scoprono più di tanto. Potrebbero allungarsi nel secondo tempo e quindi potrebbero esserci qualche occasione da gol in più. Tutto sommato però è una gara molto piacevole, si sta giocando un bel calcio, entrambe le formazioni stanno giocando con grande attenzione, poi richiamati sempre da mister che stanno facendo la loro veramente la loro personalissima partita, c'è indiavolato Sasà Ambrosino e dall'altra parte Montervino, vigili su tutto quello che succede in campo. Eh sì, hai detto bene, una partita nella partita con i due mister che, lo ricordiamo, sono stati due professionisti nel calcio, Sasà Ambrosino fino alla serie cadetta con squadre blasonate, lo ricordiamo con la casacca anche del Savoia, mentre mister Montervino con la casacca del Napoli. Attenzione Franco Palma in attacco a seguire per Colandrea, Colandrea anticipato ancora una volta dal numero 5 Iervolino che poi spazza, Lubrano riconquista la sfera per Del Giudice, Del Giudice ancora a cercare un compagno con Andrea sull'out, se n'è andato, la posizione regolare, messo a terra e c'è calcio di rigore per il Monte di Procida questa volta, è sgusciato sull'out Giovanni Colandrea e si è guadagnato il rigore, rigore dunque per il Monte di Procida quando siamo al 60esimo. Si può sbloccare il match, è riuscito in uno dei suoi tanti inserimenti Giovanni Colandrea a sgusciare via e nulla ha potuto Ciccarelli che ha dovuto stenderlo prima che andasse in porta.
e dunque ci sarà rigore per il Monte di Procida a battere, inutile dirlo, il capocannoniere del campionato Franco Palma con il numero 11. E dunque rigore per il Monte di Procida sull'atterramento di Giovanni Colandrea. Va Palma dal dischetto. Palma e la rete del Monte di Procida, 1-0, ha segnato Franco Palma e il pistolero, il capocannoniere del campionato, ha sbloccato questa gara. Monte di Procida 1, Afro-Napoli United 0. E viene a festeggiare con i compagni, è sotto la panchina Franco Palma dopo la realizzazione, tutta la squadra a festeggiare con il mister e con tutti i compagni. Dunque 1-0 Monte di Procida al sedicesimo del secondo tempo, al 61esimo se non andiamo errati c'è il vantaggio del Monte di Procida con il rigore trasformato da Franco Palma su atterramento di Giovanni Colandrea. Ora riparte l'Afro-Napoli con Balzano che serve Gassama spalla a spalla con De Luca. Gassama viene fermato da De Luca che ora lotta, lo dribbla e poi mette fuori a cercare Colandrea anticipato da Gheghi. Ancora De Luca a mettere fuori come un gladiatore, la palla finisce in fallo laterale, si è caricato il numero 2 De Luca mentre Gaie alla rimessa a cercare Balzano. Ancora Gaie che prova lungo verso Spilabotte che fa la torre in una giocata da PlayStation che non trova nessuno. La palla finisce ora in fallo di fondo. Franco, un episodio doveva sbloccare il match, ha sbloccato la solita incursione, per dire la verità, su un errore della difesa dell'Afro-Napoli United, ma la solita incursione di Giovanni Colandrea che ha sorpreso Ciccarelli che ha dovuto stenderlo, non poteva fare altro. Sì, l'avevamo detto già anche nel primo tempo, Colandrea sempre gioca praticamente sul limite del fuorigioco, questa volta gli è andato bene, ha fatto una partita frustrante perché tante volte ha visto la bandierina alzata del guardalinee, però nel calcio basta davvero una sola occasione per portare a casa una cosa importante come il rigore, poi trasformato magistralmente da Palma. Sì, è proprio Palma che gira no look per Marigliano, controlla a seguire Marigliano, si allunga la sfera, poi commette fallo cercando di mettere al centro una giocata da beach soccer come di consueto per Franco Palma che era abituato anche a calcare quei campi, o meglio quelle sabbie. Attenzione, mentre c'è un cambio per l'Afro-Napoli United, sta per entrare il numero 14 in campo, vediamo chi uscirà. Esce il numero 10 Alassani. Sì, esce il numero 10 Alassani per il numero 14 Sica. Dunque primo cambio per mister Ciccio Montervino. Ora la palla ancora per Gassama, anticipato con Andrea Palma per del giudice che solo contro quattro avversari deve fermarsi. Ora il numero 3 prova a rientrare, chiude bene Iervolino, ora si porta la palla sull'out, lo chiude del giudice, ora raddoppiato, la palla finisce fuori, ci sarà rimessa laterale per l'Afro-Napoli. Tizzano, palla per Caputo, trattenuto, c'è fallo, poi Balzano si lamenta per un contatto proibito, si lotta lì al centro, meglio si discute per questa punizione, è andato Severino dalla difesa a reclamare la punizione per la Afro-Napoli United, ma la punizione per il Monte di Procida, c'è stato un fallo su Caputo che poi si va a chiarire con il capitano della formazione avversaria Alfredo Cariello. Nel frattempo il Monte di Procida potrà battere la punizione con Antonio De Luca. De Luca serve centralmente ancora sul filo del fuorigioco Palma, ma il gioco è fermo.
La palla è ancora per De Luca. De Luca, mentre vediamo se prova di nuovo lo schema. Il Monte di Procida ancora sull'out con Caputo che lascia verso Di Matteo. Di Matteo in uno contro uno, perde per un attimo la sfera. Ora triplicano, raddoppiano su di lui. Di Matteo, gioco di prestigio. Poi la palla finisce in fallo laterale con deviazione a battere ancora il Monte di Procida. Di Matteo lascia la sfera a Caputo. A battere andrà il numero 7 Caputo, a cercare Colandrea che protegge come un leone la sfera, poi cade e la palla viene messa fuori da parte del Afro Napoli United con il numero 14 Sica, bravissimo a proteggere la sfera. Ora attenzione, vediamo se riparte il contropiede da parte del Afro Napoli. Fa buona guardia il Monte di Procida che può ripartire a sua volta con Palma. Palma accelera, vediamo, serve centralmente Di Matteo, non trova la corsia centrale, viene anticipato Di Matteo e poi Zino dall'altra parte a cambiare, cercare Di Matteo che però era in fuorigioco e dunque Spilabotte scambia con un compagno. Ora ancora Cariello, ancora per Spilabotte, Spilabotte su di lui, Di Matteo rientra, Spilabotte con un giochetto si libera di un avversario e poi serve Cariello, Cariello in avanti per Sica, Sica ci mette il fisico e poi ancora all'indietro per Spilabotte, Spilabotte che cambia verso De Rosa, De Rosa può avanzare, ancora fermato da Palma, Palma protegge la sfera, poi fa carambolare la palla su Gassama e recupera un'ottima rimessa laterale per il Monte di Procida che riparte dalle mani di Marco Del Giudice. Del Giudice, serve ancora Palma che è girato, poi si accentra, Palma per Zinno, Zinno all'indietro per Casolare, deve indietreggiare per trovare la sfera, poi vediamo se va al rinvio lungo, così è, mette centralmente a cercare ancora una volta Colandrea in fuorigioco questa volta, lotta sempre lì sul filo dell'out Giovanni Colandrea e dunque nulla di fatto. Ora al calcio di punizione per l'Afro Napoli con Serino, spalla a spalla, messo a terra, anzi Severino messo a terra, e ora punizione per l'Afro Napoli, a battere, inutile a dirlo, va il, sempre il numero 8 Alfredo Cariello, sia dalla destra che dalla sinistra, è lui che si prende le responsabilità del calcio di punizione, la palla per Balzano, Severino, Severino, Severino allarga verso un compagno e Gassama che mette al centro, attenzione al volo, ci ha provato Suleiman Fuad, la palla è finita alta, dunque nulla di fatto, ha provato al volo il colpo Fuad. Rimessa dal fondo per il Monte di Procida con Casolare, Casolare lungo a cercare ancora una volta Colandrea, Colandrea in velocità prova ad andare su Iervolino che spazza via, poi Lubrano, ottimo l'aggancio, è impreciso però e quindi ritrova la sfera l'Afro Napoli con Spilabotte, Spilabotte, Spilabotte si gira, raddoppiato da Caputo e Di Matteo, salta Di Matteo, Spilabotte, Spilabotte allarga ottimamente per Suleiman, su di lui c'è Marigliano, ancora Suleiman all'indietro verso De Rosa che mette centralmente a cercare un compagno, Monte di Procida che si salva in difesa mentre Colandrea viene braccato con le maniere forti da Severino, l'arbitro ravvisa la punizione. Ora ci sarà punizione per il Monte di Procida che ora non ha interesse a velocizzare la manovra, Franco, perché conduce per 1-0, vuole controllare, attenzione, mentre la palla lì al centro ancora sul filo dell'out per Palma che non aggancia. Dicevamo, Franco, il Monte di Procida non ha intenzione a velocizzare la manovra, vuole ripartire in contropiede, aspetta l'Afro Napoli, anche se l'Afro Napoli ha messo dentro un'altra punta, è entrato Sica, attenzione, la palla per Spilabotte, Spilabotte, la palla sul sinistro centrale, sul secondo palo, palla che finisce fuori. Dicevamo, Franco, l'Afro Napoli che ha messo dentro un'altra punta, quindi bisogna fare attenzione, ancora più attenzione in difesa.
Sì, sicuramente la Fronapoli dopo il gol prova ad imbastire una sorta di reazione. Mister Montervino ha subito fatto capire il suo intento mettendo dentro un'altra punta, quindi c'è da stare molto attenti lì nella zona difensiva. Devo dire la verità, fino adesso il Monte di Procida comunque ha retto bene l'urto, staremo a vedere. Eh sì, è la Fronapoli che si prepara a un altro cambio, dovrebbe entrare il numero 18 Palumbo, mentre Di Matteo se ne va qui, attenzione, poi chiuso dal rientro di Severino, Severino che ora si protegge dal pressing di Di Matteo, poi mette fuori, riconquista la sfera, Caputo, ancora anticipato, poi Lubrano, Lubrano per Marigliano, Marigliano allarga verso Palma, Palma ancora verso Marigliano, Marigliano. Marigliano va da solo, poi mette al centro una palla sul secondo palo, non c'è nessuno, peccato per il Monte di Procida, mentre l'Afro-Napoli può ripartire con Gaillet per Spilabotte, Balzano che reclama il fallo, la palla è finita fuori, c'è rimessa per il Monte di Procida, anzi no, il guardalinee dice che la rimessa è per l'Afro-Napoli United, forse una decisione discutibile, perché se c'era rimessa laterale era per il Monte di Procida, se c'era fallo invece la palla era per l'Afro-Napoli, infatti c'è fallo e quindi la punizione è per l'Afro-Napoli, anzi no, confusi anche i giocatori in campo, c'è rimessa per l'Afro-Napoli United. La palla a cercare Sica da Gaillet, ancora Gaillet per Sica, Tizzano di testa all'indietro per Zinno, poi palla ancora lunga a cercare Colandrea, su di lui fa buona guardia a Iervolino, poi Marigliano che è il più lesto a riconquistare la sfera, ora in uno contro uno protegge dal pressing di Balzano, poi Di Matteo vuole andare in uno contro uno, salta Gaillet verso l'interno, poi disimpegno pericoloso della difesa della Fronapoli United che però esce bene e va dai piedi di Balzano per Sica, su di lui c'è Tizzano, ancora Spilabotte, Balzano, Cariello, ancora Balzano, chiude tutto De Luca, ma riconquista la sfera Sica, ancora Cariello, gioco di prestigio lì davanti da parte di Suleman, riconquista però la sfera addirittura Palma che gioca in posizione di terzino a lanciare con Andrea, la palla però è intercettata dalla difesa dell'Afro-Napoli che può ripartire da Spilabotte in uno contro uno su Di Matteo, addirittura per Gaillet mette centralmente, mette fuori Tizzano che poi esce su Cariello, attenzione, Cariello ha provato il controllo a seguire, fermato, palla finisce fuori, mentre c'è un altro cambio per l'Afro-Napoli United, vediamo chi entra e chi esce. Esce il numero 4 Suleman ed entra il numero 18 Palumbo. Vediamo dove si andrà a posizionare il numero 18 nello scacchiere di mister Ciccio Montervino. Nel frattempo va sull'out di destra largo il numero 18 con l'Afro-Napoli, Franco che addirittura sembra essersi messo a 4 in attacco, poi controlleremo meglio, la palla è per Gassama chiuso solo per un attimo, poi Severino addirittura esce a fare il centrocampista avanzato, Gassama all'indietro ancora per De Rosa, per Cariello largo per il nuovo entrato Palumbo, anticipato Palma per Del Giudice, il Monte di Procida, vediamo se riesce a ripartire Marigliano protegge la sfera, Marigliano ancora dribbling in bello stile, lo mette a terra Balzano, ora c'è punizione per il Monte di Procida con l'Afro-Napoli, Franco dicevamo prima che sembra essersi messo addirittura a 4 in attacco con Gassama, Spilabotte, il numero 11 Balzano e poi Sica. Sì, assolutamente, trazione anteriore per l'Afro United, manca tra l'altro una ventina di minuti più o meno alla fine del match, quindi Montervino le prova tutte. Sì, mister Montervino le prova tutte con un centrocampo d'esperienza, con Cariello a farla da padrone, proprio lui il numero 8 a cercare la verticalizzazione verso Gassama, fa buona guardia, l'altro uomo di esperienza del Monte di Procida, Antonio De Luca con
esperienze in Serie D con la Sibilla, vecchia conoscenza anche del Monte di Procida in eccellenza con l'allora gestione di Sasà Ambrosino. Rinvio lungo da parte di Casolari a cercare ancora Colandrea, che cerca di andare alle spalle di Severino. Palma mette bene a terra, prova la verticalizzazione per Di Matteo, la palla filtra per Harry Potter che prova il sinistro morbido, la palla finisce fuori. Ha provato il colpo di biliardo Marco Di Matteo, il capitano in maglia numero 10, la palla è uscita, non è rientrata, quindi nulla di fatto. Occasione per il Monte di Procida sull'asse Palma Di Matteo. Ora Caputo alza un campanile a cercare Palma che si protegge dal sole, poi Palma mette bene per Marigliano, anzi no, la palla finisce fuori. Dunque si riparte da una rimessa laterale per l'Afro Napoli con Iervolino per Balzano. Balzano allarga per Gaillé protegge bene De Luca che poi serve lungo Colandrea che anticipa l'avversario. Attenzione, lotta Giovanni Colandrea, se ne va su Severino in uno contro uno. Colandrea prova addirittura il tiro da lontano, lotta come un leone, baby killer Giovanni Colandrea, e da solo regge le redini dell'attacco del Monte di Procida, questo classe 2000. La palla è per Spilabotte che commette fallo su Di Matteo, che dice all'arbitro: finalmente mi è stata chiamata, è stato chiamato un fallo su di me, mentre Spilabotte va a discutere con l'arbitro, poi ci ripensa, ma nel frattempo viene ammonito Fortunato Spilabotte e viene addirittura cacciato fuori per proteste. Qualche parola di troppo di Spilabotte all'arbitro, qualche minaccia, e l'arbitro, il signor Dario Fantaccione, lo manda sotto la doccia, mentre Spilabotte torna ancora lì, lo allontana Cariello che chiede spiegazioni al direttore di gara. Spilabotte non è convinto, arrabbiato. Ora altro momento importante del match, dunque, con l'Afro Napoli United ridotto in 10 a causa dell'espulsione per proteste di Fortunato Spilabotte, e il Monte di Procida che è sempre in vantaggio per 1-0, messa a segno da Franco Palma sul rigore al 61esimo della ripresa. Ora De Luca che chiama lo schema, andrà lui a battere lungo con il sinistro largo a cercare Di Matteo. Gassama se la cava con un intervento da karate, poi Cariello ancora per Severino, per Balzano, Balzano chiuso da Caputo, Marigliano anticipa Cariello, ancora Marigliano, serve centralmente Palma, la palla sul filo dell'out, Franco Palma mette dentro, anzi no, la palla sul palo, l'illusione del gol da parte di Franco Palma che aveva fatto tutto bene, poi Sfortunato ha colpito il palmo e il pistolero, ci aveva dato sul serio l'illusione del gol Franco Palma che aveva fatto tutto bene, lo ripetiamo, Sfortunato nella conclusione. Cariello dall'altra parte centralmente per Palumbo, per Sica sull'auto, la conclusione parata bene da Casolare. Si reclamava un fuorigioco da parte del Monte di Procida. Emozioni da una parte e dall'altra. Attenzione, la palla ancora per Palumbo. Del giudice fa buona guardia e poi mette fuori in girata. De Rosa ora per Cariello. Ancora De Rosa, scambio nei due. Anticipato ora un giocatore del Afro Napoli. Riparte con Andrea in contropiede. In uno contro uno messo a terra. Cade Colandrea, l'arbitro dice che non c'è fallo, si può proseguire. Stremato forse Colandrea dopo una serie di scatti. E ora riparte l'Afro Napoli con Cariello. Cariello si ferma sul pressing di Palma, addirittura venuto in posizione centrale. Gaillé mette un cross centrale a cercare le torri. Fa buona guardia a Marigliano, Marigliano che mette fuori verso Palma, vediamo se il Monte di Procida riesce a ripartire in contropiede. Ora c'è una situazione di contropiede per il Monte di Procida con Marigliano, 3 contro 3, Marigliano mette al centro verso Colandrea che non ci ha creduto. E ora Balzano, serve De Rosa, De Rosa esce palla al piede, poi serve Sica,
serve un compagno, esce bene Tiziano, palla al piede ora per Palma, altra situazione di possibile contropiede per il Monte di Procida con Palma che stavolta vuole ragionarci su, servire Marigliano che dà l'indietro da Del Giudice, Zinno ancora per Tiziano all'indietro per Casolare, lungo a cercare Colandrea che rientra dal fuorigioco, Iervolino ora controlla e poi mette fuori. Ci sarà una sostituzione, la terza per l'Afro Napoli United, entra il numero 17 in campo per un infortunio subito dal numero 2 De Rosa, entra il numero 17, dicevamo, Reale per De Rosa. E dunque terzo e ultimo cambio per l'Afro Napoli United di mister Ciccio Montervino. Ciccarelli ora sulla sfera, Ciccarelli lancia a lungo con il sinistro a cercare le torri, Marigliano qui fa buona guardia, Palma all'indietro per Del Giudice, ancora Palma per Lubrano, il Monte di Procida che potrebbe colpire in contropiede mentre riconquista la sfera l'Afro Napoli ora con Cariello, verticalizzazione centrale a cercare Sica, palla lunga, Casolare blocca, mette in sicurezza il possesso per il Monte di Procida. La palla verso Di Matteo, spiovente Di Matteo anticipato, poi Lubrano a cercare ancora una volta Di Matteo con il sinistro, mette a terra, raddoppio su di lui, Di Matteo cerca di andarsene in dribbling, poi riconquista la sfera la difesa del Afro Napoli con Cariello che alza il passo e serve in profondità il numero 18 Palumbo da posizione centrale, prova addirittura la conclusione, fiacca e strozzata, la palla finisce fuori, provato il jolly centrale il numero 18 Palumbo ma nulla di fatto. Mentre si appresta il primo cambio per il Monte di Procida con mister Sasà Ambrosino che chiama sul cubo dei cambi Stefano Gioiello. Vediamo chi uscirà per fare posto al folletto montese, mentre palma di prima ottimamente per Marigliano che se n'è andato, attenzione sull'out di sinistra, raddoppio sul numero 8, Marigliano prova il dribbling in mezzo a due, poi viene fermato, poi commette fallo sul numero 5 Iervolino che aveva recuperato su di lui, mentre si è fermato a terra proprio Marigliano che chiama i soccorsi, mentre avanza Gaie per l'Afro Napoli, Balzano ancora per Gassama, ma l'arbitro ferma il gioco per fuorigioco e ora chiama anche il cambio il direttore di gara, mentre Ambrosino invita ad aspettare, vuole capire quali siano le condizioni di Francesco Marigliano, il regista del Monte di Procida. Il gioco è fermo mentre ci sono schermaglie lì tra Cariello e Caputo, con Caputo che reclamava agli avversari di fermare il gioco per l'infortunio di Marigliano, mentre il massaggiatore di Palma è andato a portare le cure del caso a Marigliano. E c'è il cambio dunque per il Monte di Procida, mentre c'è l'infortunio dunque per Francesco Marigliano con Ambrosino che chiama il cambio
veloce per il Monte di Procida. Ha cambiato idea mister Ambrosino, non fa entrare più un attaccante come Gioiello, ma fa entrare un centrocampista made in Monte di Procida, tale Attanasio, un altro under cresciuto e pasciuto a Monte di Procida, caro Franco, che va a sostituire l'infortunato Francesco Marigliano. Sì, cambio di idea da parte del mister, proprio perché si era infortunato Marigliano, deve essere anche qualcosa di grave visto che lo portano via a spalla, quindi purtroppo una tegola per il Monte di Procida. Marigliano, uno tra i migliori in campo fino a questo momento. Entra il nostro, tra virgolette, Attanasio, partita ancora apertissima. Sì, entra il montese Gianni Attanasio a sostituire Marigliano. Nel frattempo in attacco la Fronapoli con il Monte di Procida che riconquista la sfera di Matteo, che lancia centralmente con l'Andrea, mentre Del Giudice reclamava la sfera. E ora Cariello fa ripartire la Fronapoli verso Balzano. Gassama, la palla finisce tra i piedi di Di Matteo, aveva contrastato bene De Luca. De Luca ancora verso Di Matteo. Di Matteo raddoppiato sempre, prova il dribbling, viene messo a terra da Cariello. Applausi dalla tribuna per uno stoico Marco Di Matteo. Mentre c'è il secondo cambio per il Monte di Procida con Stefano Gioiello, che questa volta può entrare. Vediamo se esce proprio il numero 10 Di Matteo, visto che Gioiello è un attaccante, mentre portato a spalla Marigliano. Speriamo che non sia nulla di grave per lui, mentre esce Colandrea, l'altro talento made in Monte di Procida. Applausi dalla tribuna per lui, per Baby Killer, che si è procurato il rigore che fino a questo momento ha sbloccato la gara. Ed entra Stefano Gioiello. Balzano, De Luca può far ripartire il Monte di Procida. Dall'altra parte allarga per Gioiello, che allunga la falcata. Vediamo se se ne va il numero 18, che in velocità cerca di bruciare Iervolino, che però si protegge e riconquista la sfera. Ora Iervolino prova addirittura ad andarsene in dribbling, ma Attanasio riesce a contrastarlo e conquista un'ottima rimessa laterale. Ha esagerato il numero 5 Iervolino. Ora la palla è per Palma, ancora centralmente stavolta la Fronapoli con Tizzano, che fa buona guardia su Sica. Palumbo deve proteggersi dal pressing di Attanasio. L'arbitro fischia la punizione, troppo impeto da parte di Attanasio. Ancora Cariello scambia con Reale, la palla verso Severino di sinistro verso Gaglie, ancora per Balzano. Su Balzano c'è Caputo lo chiude ancora una volta in fallo laterale. Ancora rimessa laterale offensiva, Gaglie mette centralmente verso un compagno, Caputo anticipa tutti e mette ancora una volta in fallo laterale. Ancora Gaglie lungo a cercare Gassama, lo trova Gassama, ancora Gaglie che svirgola nel tentativo di mettere al centro, la palla finisce sul fondo. E dunque ancora rimessa al fondo per il Monte di Procida, che lo ricordiamo è avanti nel punteggio, siamo sull'1-0. Ha sbloccato il rigore trasformato al 61esimo da Franco Palma. Rimessa lunga a cercare Palma anticipato ancora da Serino. Lubrano di testa, Lubrano commette fallo su Cariello che vuole andare veloce da Gassama, finta il passaggio, poi serve all'indietro Cariello, intercetta Palma protegge la sfera dal pressing di Gassama e si conquista un'ottima punizione che fa rifiatare il Monte di Procida, mentre l'arbitro chiama il recupero. Con ogni probabilità i minuti finali saranno 5. De Luca dall'altra parte a cercare Gioiello,
Il gioco è fermo, l'arbitro doveva fischiare. Palma, anzi De Luca. De Luca centralmente, anzi per cercare Di Matteo. Di Matteo anticipato, Balzano. Balzano che cerca e trova Sica. Sica protegge ottimamente la sfera, poi serve Carillo senza nemmeno pensarci, prova di prima ma anticipato, e poi Gioiello viene al centro del campo lì a proteggere la sfera. Ancora per Zinno che mette ordine per Del Giudice, che si allarga nel frattempo. Del Giudice lunga a cercare Attanasio, la palla è deviata, ci sarà angolo per il Monte di Procida. Siamo nelle fasi finali del match, addirittura il numero 5 Iervolino che posiziona la palla sul corner, a battere andrà Franco Palma mentre c'è il solo Di Matteo in area, nessuno a saltare, ora anche Di Matteo abbandona l'area di rigore. Palma per Gioiello, ancora Palma, Palma deve dare all'indietro, la dà verso Del Giudice. Ancora Lubrano, Lubrano prova la verticalizzazione per Palma, Palma è bravissimo ad andare sull'out, attenzione, palla al centro per Attanasio, anticipato da Gaillet, c'era centralmente Attanasio mentre la Fronapoli qui prova la ripartenza, fa buona guardia a Zino che poi serve Lubrano, Lubrano decide di andare da Marco Del Giudice, Del Giudice ancora per Gioiello in dribbling, rientra ancora Gioiello che è fresco, va verso Del Giudice, Del Giudice lotta il numero 3 su due avversari, poi commette fallo. Severino, su di lui c'è il pressing di Palma, instancabile De Luca, fa buona guardia, fallo di Di Matteo su Gaillet, ammonito il numero 10 Marco Di Matteo per gioco pericoloso. A battere la punizione andrà ancora una volta l'Afro Napoli United, ah, addirittura il numero 1 Ciccarelli a battere il portiere dell'Afro Napoli United mentre vanno tutti a posizionarsi in area di rigore. Ciccarelli alla battuta con il sinistro, spiovente centrale, attenzione, colpo di testa da parte dell'Afro Napoli United con Casolare che blocca bene, poi De Luca, vediamo se riparte il Monte di Procida, in contropiede la palla per Di Matteo, Di Matteo in vantaggio, poi addirittura chiude Carriello ma Di Matteo ritrova la sfera solo per un attimo, poi incespica e ritrova la palla Gaillet. Peccato per il Monte di Procida, De Luca in anticipo se ne va, altro contropiede per il Monte di Procida con De Luca che addirittura vuole puntare, Carriello viene fermato dal numero 8, Attanasio su Carriello, poi ancora la palla centrale verso Palumbo, chiuso da Palma, ancora Palumbo, attenzione al limite dell'area, la conclusione deviata, poi Balzano, Balzano la palla sul destro, centrale di testa, Zinno mette fuori e poi Gioiello, Gioiello allarga per Del Giudice che può partire in velocità, Del Giudice incredibile, non molla Del Giudice e c'è un'ammonizione ai danni del di un giocatore dell'Afro Napoli United, ai danni del numero 5 Iervolino, Del Giudice instancabile su quella parte di campo, ora è andato a terra. Franco il Monte di Procida che sta resistendo fino alla fine a questi tentativi d'assalto dell'Afro Napoli United, si sta chiudendo in difesa, sta provando a ripartire in contropiede, anche se con un po' di attenzione forse si poteva arrivare alla conclusione in un paio di occasioni. Sì, è vero, quanto pesa ad esempio l'occasione di Palma, palla sul palo, poteva chiudere definitivamente la partita. Sottolineo anche l'ingenuità di Spilabotte, un giocatore così esperto, così bravo, che si fa espellere per doppie ammonizioni, per proteste, veramente grave come gesto. Eh sì, tanto più che ha lasciato i compagni di squadra in inferiorità numerica a lottare in svantaggio in trasferta a Monte di Procida, una gara così importante.
Ora c'è punizione per il Monte di Procida con Del Giudice che si è rialzato, mentre Zinno finta la sventagliata, poi serve Gioiello. Gioiello fa possesso palla all'indietro per Attanasio. Attanasio che lancia dall'altra parte Di Matteo. La posizione è regolare. La palla per Di Matteo che può andare in uno contro uno. Vediamo se ha la forza di andare Marco Di Matteo, che invece fa possesso palla. Si porta verso la bandierina. Poi salta il numero 3. Che lo mette a terra. Ma la partita finisce qui. Il Monte di Procida batte 1-0 l'Afro Napoli United e conquista 3 punti importantissimi che lo portano a 44 in testa momentaneamente al girone B di promozione davanti alla Sibilla. Franco, un commento ancora una volta telegrafico su questa partita davvero lottata. Partita dura, il Monte di Procida l'ha vinta, complimenti ai ragazzi di Sasa Ambrosino, hanno davvero giocato su ogni palla, hanno davvero interpretato molto bene la partita, sempre concentrati, sempre sul pezzo, quindi veramente una bella figura questa e soprattutto secondo me la consacrazione che i playoff ce li andiamo a giocare.